Ci troviamo a Roticcio, a casa mia. Mi chiamo Dora Lardelli. Io sono responsabile del programma culturale dell'Atelier Segantini a Maloja. L'Atelier Segantini si era proposto di partecipare all'Artipasto e volevo tenere una piccola conferenza su Maloja attorno al 1900, nell'epoca di Giovanni Segantini. Attorno al 1900 Maloja era diventata grande perché era stato costruito nel 1884 il grande Palace Maloja. Questo enorme edificio, così enorme che è ancora difficile da gestire anche oggi, è stato costruito da un personaggio speciale che si chiamava Conte de Rennes. Questo Conte de Rennes si immaginava di fare un Monte Carlo delle Alpi a Maloja e di trasformare questo paesaggio di alta montagna vicino ai bellissimi laghi engadinesi in un posto turistico con grande frequenza. Giovanni Segantini nel 1894 con la sua famiglia giunge a Maloja. A lui interessava per la sua pittura la luce, l'alta montagna, poi anche la posizione fra l'Engadina, molto turistica già allora, e Milano. A Milano aveva i suoi amici, il suo commerciante d'arte Grubici. Invece in Engadina c'erano potenziali compratori delle sue opere. Difatti una vasta corrispondenza fa vedere come Giovanni Segantini era in contatto con moltissime persone provenienti dall'estero e anche della zona. In più voleva sviluppare un enorme progetto, questo panorama dell'Engadina, per l'esposizione universale di Parigi nel 1900. Questo progetto poi non è stato realizzato perché era troppo enorme, troppo grande e avrebbe anche costato moltissimo. Nell'Atelier Segantini quest'estate proponiamo un'esposizione speciale. Le esposizioni che hanno luogo in questo piccolo spazio dell'Atelier Segantini di solito sono legate alla persona di Giovanni Segantini, alla sua famiglia e al suo ambiente. Fino a poco fa ci sono state le mostre su Gottardo Segantini e suo padre. Comunque alcuni quadri di Gottardo e di suo padre rimangono nell'Atelier Segantini, ma aggiungiamo un capitolo nuovo, è quello di Mario Segantini. Quasi nessuno sa che Mario Segantini era pittore, ma lui è morto anche presto, questo Mario Segantini, e le sue acquaforti, i suoi disegni e le sue poche pitture che sono state trovate si vedranno in parte nell'Atelier Segantini.